Ciao a tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del canale. Come promesso nell'ultimo video, anche in questo appuntamento dedicato alla Line 6 Helix andremo a vedere un po' le novità che sono state introdotte con il nuovo aggiornamento firmware 3.70 e successivamente chiaramente anche con il bug fix 3.71. In particolare, stavolta andremo a provare i sei amplificatori che originariamente erano stati inseriti nell'Line 6 Catalyst, la serie di amplificatori digitali Line 6, e che adesso chiaramente sono disponibili anche nel nostro Helix. Ovviamente ognuno di questi sei amplificatori avrà la sua patch associata che potrete scaricare e utilizzare liberamente direttamente dal sito Custom Tone Line 6. Vi lascio il link in descrizione così potrete scaricarla. La solita piccola raccomandazione: se il video vi è piaciuto, se lo trovate utile, lasciatemi un bel like. Se ancora non lo avete fatto, magari iscrivetevi al canale cliccando sul tastino qui in basso a destra e attivate anche la campanella per le notifiche in modo da non perdere nessun nuovo video pubblicato. Bene, allora il primo ampli che andremo a vedere è il Line 6 Clarity, che come possiamo leggere dalle release notes del firmware, appunto dice che è un ampli originale ispirato dai classici suoni puliti a transistor, quindi solid state, e anche a valvole, tube amps, quindi ha tantissimo headroom, quindi tantissimo livello di suono pulito, con un leggero tocco di overdrive alla fine della manopola gain. Quindi, se mettiamo il gain al massimo, il drive al massimo, abbiamo una piccola distorsione. Benissimo, andiamo a vedere come ho strutturato la patch e proviamo questo ampli. Allora, aprendo HX Edit, chiaramente io ho già inserito qualche blocco. Come ho fatto in precedenza per le altre prove degli ampli, io generalmente che cosa faccio? Inserisco sempre un blocco con l'ampli più la cassa associata per vedere appunto che tipo di cassa ci viene consigliata. Ripeto, non è assolutamente una regola obbligatoria, però almeno per capire che cosa c'è nella mente dei programmatori, di chi appunto del sound designer che ha scelto di modellare questo ampli. E quindi che cosa ho fatto? Ho visto che la cassa associata era chiaramente la 2x12 Jets Rivet. Per quale motivo dico chiaramente la 2x12 Jets Rivet? Perché la cassa che normalmente è associata al Jazz Chorus 120 della Roland, che diciamo forse è l'ampli, uno degli ampli con i suoni puliti più famosi, specialmente in ambito jazz, quindi diciamo era quasi una scelta scontata. Io che cosa ho fatto? Ho preso questo cabinet, ho utilizzato il dual cabinet, appunto come faccio sempre per utilizzare due microfoni, e ho inserito un SM57. Chiaramente al bordo del cono, diciamo del centro del cono, e un AKG C414 a condensatore, perché ovviamente diciamo che un microfono al condensatore, specialmente per i suoni puliti, magari ci aiuta, rende meglio sulle alte frequenze, quindi ci dà un suono un po' più aperto, e quindi ho pensato insomma potesse andare bene, e l'ho posizionato al centro del cono praticamente, diciamo, cioè, o meglio al centro tra il bordo e il centro del cono, che è appunto una posizione che ci dà abbastanza equilibrata a livello di frequenze. Per quanto riguarda invece il delay, ho impostato il parametro auto per tutte e due le casse, perché ho chiaramente dato un po' più di distanza del C414 dal cono, quindi onde evitare di avere qualche problema insomma con la fase, ho appunto impostato questo nuovo parametro auto, che effettivamente è comodissimo e che ha bilanciato in automatico il ritardo dei due suoni. Benissimo, allora andiamo a provare l'ampli, vediamo un po' che cosa ci ha regalato Line 6 con questo nuovo aggiornamento. Per la prova di questo ampli ho scelto di partire dalla mia Music Man Luke 3, e ripeto, essendo una chitarra abbastanza versatile, insomma ci permette di passare da sonorità strato Telecaster più magari anche con gli humbucker. Appunto non sono degli humbucker estremi, quindi diciamo vanno bene anche per il suono pulito, quindi ho pensato potesse andare bene. Quindi intanto vediamo un po', proviamo l'ampli senza effetti. Dopo vediamo come aggiungere qualche altro blocco.
Bene, allora è un ampli super pulito come promesso da Line 6, nonostante appunto abbiamo suonato soltanto poche note. Forse è un ampli abbastanza anonimo, abbastanza lineare, molto hi-fi, che però diciamo può essere interpretato come una ottima piattaforma per effetti. Quindi se cerchiamo magari un ampli poco invadente, quindi con poco carattere, appunto perché magari vogliamo andare noi a colorarlo con effetti, con effetti anche un po' strani, quindi abbastanza invadenti, diciamo che può essere effettivamente una scelta corretta. Un'altra cosa da dire è che Line 6 ha deciso per ognuno di questi semplificatori di inserire proprio nel blocco amp un parametro che si chiama boost. Praticamente è un overdrive, mettiamola così, quindi un boost di gain inserito nell'ingresso dell'ampli, quindi tra virgolette, se non abbiamo grosse pretese, possiamo anche risparmiare un blocco dell'Helix, perché appunto magari abbiamo già un overdrive che possiamo tranquillamente configurare come ho fatto io, poi lo vedrete nella patch, assegnando un foot switch per appunto indicare on off di questo boost. Benissimo, adesso l'ho attivato, vediamo un po' come si comporta l'ampli. È un suono un po' particolare, diciamo, forse anche un po' zanzaroso, diciamo. Beh, ci può essere utile magari in qualche situazione dove cerchiamo magari un overdrive non convenzionale. È simpatico, però diciamo che secondo me il punto di forza di questo ampli è appunto il suono pulito, quindi adesso lo disattiviamo, andiamo ad inserire qualche altro blocco. Io nello specifico qui ho messo come primo blocco appunto un compressore che è uno dei nuovi compressori che è stato inserito dall'ultimo aggiornamento del firmware, che è l'Ampeg, e poi magari iniziamo a mettere una modulazione, quindi sempre il liquifier, che sarebbe appunto un chorus sempre dell'Ampeg. Vediamo un po' come rende l'ampli. Molto carino effettivamente, quindi diciamo un classico suono che mi ricorda molto quello delle ballad anni 80, quindi molto molto particolare. Proviamo ad inserire anche un riverbero. Io direi di partire dal Dynamic Ambience, che appunto sarebbe diciamo quello che ci aiuta ad ottenere un po' il suono dell'ampli nella stanza, e poi magari inseriamo anche un classico hall, quindi un riverbero, diciamo l'emulazione di un riverbero di una stanza abbastanza grande. Quindi vediamo un po' come rende adesso, quindi ci apre molto di più il suono, anche perché ho impostato il blocco come stereofonico, quindi dovrebbe dare una grande apertura di suono. Thank you.
Bene, proviamo ad utilizzare anche un effetto un po' più particolare, ad esempio il glitch delay, che effettivamente forse è un effetto molto molto caratterizzante, quindi diciamo forse non è un delay che siamo portati ad utilizzare con tutte le patch, però sicuramente magari ci permette di ottenere delle sonorità molto molto interessanti. Ecco, magari utilizziamo anche un delay un po' più tradizionale, come per esempio l'emulazione del Memory Man, quindi Elephant Man nell'Helix. Vediamo un po' come risponde l'ampli. Ecco, è proprio questo quello che volevo dire quando ho parlato di ampli con poco carattere, cioè di per sé magari non è un ampli che ha delle caratteristiche particolari, poco invadente, cioè sembra quasi un ampli neutro, ma è proprio questa, secondo me, l'idea che c'è stata dietro la creazione di questo modello originale Line 6, cioè di rendere, di fare un ampli il più lineare possibile in modo da permetterci di sbizzarrirci con gli effetti di modulazione. Vediamo un po' non solo con chorus, delay e riverberi, ma anche con altri tipi di modulazione, come si comporta. Thank you.
Bene, direi che il Clarity effettivamente è molto molto interessante come ampli. Andiamo a vedere un po' che cos'altro ci riserva appunto il nuovo aggiornamento. Il secondo ampli nella lista è il Line 6 Aristocrat, che praticamente è un ampli originale, ovviamente ispirato da diciamo mid-gain black panel amps, quindi secondo me è un Dumble style, quindi diciamo appunto un gain medio. Tra l'altro ha delle caratteristiche che non vengono limitate da quello che si può fare con dei circuiti analogici, quindi diciamo è come se avessero voluto dire abbiamo portato al di là dei limiti analogici quello che è possibile fare con l'ampli originale. Ripeto, da quello che vedo anche dal disegno dell'ampli mi sembrerebbe un Dumble style. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Bene, allora abbiamo caricato la nostra patch dell'Aristocrat. Come al solito vi risparmio sempre la parte iniziale dove inserisco, diciamo, la cassa che viene consigliata di default con questo ampli. Comunque ho potuto constatare che hanno deciso di associare, di abbinare appunto all'ampli la 1x12 US Deluxe, che sarebbe appunto quella, se non ricordo male, del Deluxe Reverb Fender, quindi cono da 12, singolo cono da 12, che io ho scelto insomma di associare ad un SM57 e ad un microfono a nastro, quindi un dinamico e un nastro. Anche in questo caso, diciamo, ho utilizzato il parametro delay impostato su automatico e spostato leggermente, diciamo, i due microfoni, appunto per vedere un po' appunto il suono come rende con questi due ampli. Anche in questo caso, come abbiamo detto per il Clarity, c'è appunto il parametro boost che normalmente è impostato a off e che chiaramente vedremo un po' in corso d'opera. Ok, proviamo quest'ampli, vediamo un po' di che cosa si tratta. Bene, io quello che ci vedo è effettivamente tanto rock inglese in queste poche note che ho suonato. È un ampli che ha un attacco molto molto dolce, quindi un ampli molto particolare, che è molto caldo, quindi molto caldo, però non ha poco gain. Tra l'altro adesso il booster ha messo off. Proviamo a vedere con il boost attivato come si comporta. Molto molto interessante, anche diciamo boostando il gain. Adesso facciamo una cosa, disattiviamo il boost e andiamo a attivare il riverbero, il dynamic ambience, quindi iniziamo a dare un po' di apertura al suono, dopo magari associamo anche qualche overdrive all'ampli, vediamo come si comporta con altri pedali, quindi non solo con il boost integrato. Thank you.
Proviamo ad associare un overdrive. Io ho inserito, ovviamente ho approfittato di quest'ultimo update, e ho inserito il price drive. Vediamo un po' come si comporta. Bene, provato il price drive, proviamo l'altro overdrive che avevo inserito, che è chiaramente il Minotaur, quindi diciamo il clone del Clone Centaur, quindi diciamo uno degli overdrive più famosi al mondo. Proviamo un po' a vedere come interagisce con l'ampli. Ok, proviamo ad aggiungere una modulazione. Io ho inserito un tremolo perché ce lo vedevo abbastanza bene con l'ampli. Lo proviamo prima senza overdrive, poi magari aggiungiamo anche qualche altro effetto. Molto molto simpatico. Proviamo ad inserire un riverbero particolare che è il Searchlights, quindi vediamo un po' come si comporta.
Molto bello anche con questo riverbero. Proviamo a togliere sia la modulazione che il riverbero e aggiungere il retro reel, che praticamente sarebbe, diciamo, l'emulatore di registratore a nastro. E anche a me questo piace molto, diciamo che è un effetto non effetto tutto sommato, però diciamo aiuta parecchio a dare quel carattere vintage, insomma, magari su un ampli del genere rende molto molto bene. Proviamo a vedere un po' come interagisce con questo. Sampli. Bene, quello che mi piace molto del retro reel è che effettivamente è un mix di tanti suoni diversi. Cioè abbiamo la compressione e la distorsione del nastro, abbiamo un po' di modulazione dovuta chiaramente alla vecchiaia del nastro, che quindi diciamo fa oscillare da un po' di movimento in quel senso, e il tutto è degradato ma in senso chiaramente buono, e che secondo me su un ampli del genere rende anche alla grande. Ok, vediamo un po'. Passiamo al successivo, vediamo un po' di che cosa si tratta. Bene, allora il prossimo ampli della lista è il Line 6 Creon, che praticamente dovrebbe essere, leggiamo dalle release notes, diciamo che è ispirato dal classico ampli con le a valvole L84 finali, con un po' di aggiunta di gain. Quindi diciamo arriviamo addirittura, dice higher gain settings, quindi dovrebbe essere abbastanza cattivello, chiaramente andando più in là con il gain. Dice anche che hanno mantenuto le caratteristiche positive e hanno eliminato quelle brutte, quindi diciamo hanno inserito anche dei controlli di tono molto più flessibili. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Per la prova del Line 6 Carillon ho deciso di cambiare chitarra e quindi ho preso la mia PRS 245, che è una single cut con due humbucker, quindi vediamo un po' come si comporta con questo ampli. Bene, allora come abbiamo fatto per gli altri due ampli, andiamo a vedere qual è la cassa che Line 6 ci consiglia di abbinare con questo ampli, è la 2x12 Bluebell, che effettivamente è la cassa del Vox AC30, quindi effettivamente ci fa capire, anche questo è un indizio che ci fa capire appunto a quale amplificatore si sono ispirati, quindi ovviamente in questo caso è il Vox, quindi L84 finale, diciamo che torna tutto tra virgolette. Per i microfoni, il classico SM57 dinamico e poi un 4038 ribbon, quindi un 4038 a nastro. In questo caso, diciamo, è più spostato verso il bordo e ho dato anche un po' più di distanza a questo microfono. Anche in questo caso ho inserito ovviamente il parametro auto, appunto per evitare che si andassero a creare diciamo dei problemi con la fase del microfono. Ok, proviamo l'ampli, vediamo un po' di che cosa si tratta.
Ok, questo era l'ampli chiaramente senza overdrive nell'ingresso e anche con il boost disattivato. Vediamo un po' con il boost attivato. Ok, proviamo ad alzare un po' il gain, vediamo un po' come si comporta. Lo portiamo con il boost attivato e il gain abbastanza alto, quindi siamo intorno a 8 del parametro. Allora, come possiamo ascoltare, chiaramente è un ampli molto carico sulle medie, è un suono molto particolare, molto nasale, che però sicuramente bucherà tantissimo il mix, quindi ecco perché capisco anche il perché della scelta di Line 6, poi d'altra parte è comunque un suono abbastanza caratteristico, un suono importante che chiaramente deve far parte comunque di una tavolozza di suoni che magari volevano inserire nel Catalyst. Non dimentichiamoci che magari l'Helix ormai avrà 60-70 amplificatori su cui scegliere, il Catalyst ne ha 6, quindi ovviamente tra questi 6 hanno pensato bene di inserire una tipologia di ampli chiaramente di puro stile inglese sul classico, quindi diciamo un ampli stile Vox, ci sta tutto. Ok, vediamo un po' come si comporta con un po' di riverbero, magari una modulazione, facciamo qualche prova. Thank you.
Bene, direi che anche il Carione effettivamente fa il suo dovere, abbiamo già fatto tutte le considerazioni, quindi effettivamente è un bell'ampli. Benissimo, passiamo al successivo, quindi diciamo entriamo nella parte alta della classifica del gain, quindi ci aspettano gli ultimi tre amplificatori, tutti e tre abbastanza cattivelli, che sono il Voltage, il Kinetic e l'Oblivion. Ok, partiamo con il Voltage, vediamo un po' di che cosa si tratta.